drammatizzato, insomma, l'azione di questo sindaco, perché sostanzialmente lui si preoccupa eccessivamente di far capire le cose per come sono a tutti. Caro sindaco, la cosa è difficile perché ci sono delle strumentalizzazioni che purtroppo cercano di far perdere tempo a questa amministrazione. Allora, bisogna continuare a lavorare come si sta facendo e contrariamente a quello che viene detto, perché vedete, è triste scoprire che nessuno si ricorda che quando si vogliono vedere dopo la semina le piante cresciute ci vuole il tempo, e ce lo volete dare un poco di tempo per vedere le cose? Qui le cose si stanno facendo e finalmente questa città le vedrà, santi Dio, le stiamo facendo. E io sono intervenuto per segnalare una cosa che il sindaco ha detto, ma non l'ha fatto capire molto bene a mio giudizio, perché voi le dovete sapere bene certe cose. Quando io mi sono recato da lui, perché la commissione urbanistica, alcuni componenti avevano valutato controversa questa situazione di Piazza Crispi, che veniva da tante polemiche, da una storia che partiva da lontano, ho detto: sindaco, perché queste carte non le mandiamo alla procura? Lui ha detto: io già ci avevo pensato, le carte noi le mandiamo alla procura, non gli altri, noi le mandiamo a verificare, a valutare, non gli altri, perché qualche dubbio possiamo anche averlo, ma non su quello che abbiamo fatto noi, ma su quello che è stato fatto prima e come è stato fatto. È questo che dovete sapere. Le carte alla procura le abbiamo mandate noi. Quando sono venuti i carabinieri qui a ritirare i fascicoli, li abbiamo chiamati noi. Allora si faccia chiarezza su queste cose, si dicano queste cose, si scrivano queste cose. E caro sindaco, perdona, andiamo avanti a lavorare, non perdiamo tempo, perché questa città aspetta le risposte. Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Noi e la gente, i cittadini di questa città, vogliono i fatti. E allora andiamo avanti.